In ogni casa ci dovrebbe essere un presepe, magari autocostruito, per cui la passione, la gioia che il presepe può dare, se uno si impegna a farlo, lo studia, eccetera, diventa più grande, ma anche la soddisfazione magari della gente che viene a vederlo, dei parenti e anche dei familiari ovviamente. Poi non dimentichiamo una cosa importantissima, rappresenta la famiglia, la natività. Sì, certo, abbiamo voluto rappresentare io e mia moglie in questo presepe appunto la natività di Gesù, e la particolarità che ho voluto appunto rappresentare è il tema che ho voluto rappresentare è l'annuncio appunto della nascita di Gesù. Quindi sono partito dall'annunciazione con appunto l'angelo Gabriele che annuncia a Maria la venuta del Salvatore, e anche l'annuncio di Giuseppe che appunto dice l'angelo dice a Giuseppe di non temere, di accettare come figlio di Dio, di appunto accogliere come padre adottivo il Messia, per poi appunto arrivare al censimento in Betlemme, dove appunto la Sacra Famiglia è andata per registrarsi all'impero romano, e finalmente arrivare al Natale, dove ho voluto in particolar modo rappresentare l'adorazione dei pastori, dove anche qui c'è appunto l'annuncio degli angeli e i pastori che col gloria annunciano al mondo la nascita del Messia. Ecco. Parliamo adesso della costruzione in sé, materiali e che dire, piccoli trucchi. Sì, ecco, l'ho realizzato questo presepe con del polistirolo e del gesso, l'ho ideato così come è venuto, senza particolari ambizioni, e niente, poi anche seguendo dei vari tutorial su internet l'ho dipinto e niente, è uscito così. Quindi i materiali sono il polistirolo, il gesso e le tegole col DAS. Sono state fatte col DAS, ecco, sì. Se, come dire, possiamo dire una cosa importantissima, la Sacra Famiglia rappresenta la nascita, tra l'altro sei appena diventato papà. Sì, da pochi giorni, il 30, è arrivata Aurora. E niente, è arrivata pochi giorni fa anche a casa e niente, per noi è il nostro Gesù bambino che si è realizzato pienamente in famiglia, insomma, ecco, sì. Per cui, come dire, quest'anno il Natale ha un sapore particolare. E beh, certamente sì, è una gioia grande, immensa, che riempie di gioia a tutti. Ovviamente la mamma e il papà, ma anche tutto il resto della famiglia, e niente. Abbiamo detto come si chiama la bambina, ma la mamma? Aurora, la mamma è Maria Luisa, che è appunto vice sindaco di Valbrona. E tu sei? Fabio, papà, e niente. Ecco, si sente il sottofondo. Che sta arrivando, sì. Un'ultima curiosità, quanto tempo ci hai lavorato? E diciamo che assiduamente ci ho messo un mese e mezzo di lavoro, è abbastanza impegnativo, però la soddisfazione è tanta, perché credo che insomma realizzare un presepio comunque dà tanta tanta soddisfazione. Comunque sì, un mese e mezzo circa ci ho messo, sì. Bene, vogliamo fare un augurio? Certamente, un augurio di buon Natale a voi tutti, a tutti gli assesi in particolare, a Televalassina, a tutti i telespettatori di Televalassina, e niente, buon Natale!